ti amo. Madonna, che artista, amore! Pisi! Vieni a fare colazione! Amore, amore, sono in ritardissimo! Devo scappare assolutamente perché sono arrivo tardi anche oggi. Pisola, almeno avevo preparato tutto, almeno guarda. Cosa? Mettiti, siediti. Devi prendere qualcosa, sennò poi mi viene fame all'improvviso. Aspetta, guarda, facciamo così. Ok. Scusa, ciao, eh. Ciao, ci vediamo stasera. Dovevo scriverlo al contrario. Allora cosa ne dice? Bella, bella, molto eh? Bella. E in più è una novità assoluta, sa, ci è appena arrivata. Infatti lei ha il privilegio di poterla guardare per primo. Emilio, bella. Sì. Emilio, scusate, la tua fidanzata. Sta arrivando Giorgia? Presto, presto, scusi un attimo. Dai, ragazzi, presto, presto, presto. Abbia pazienza un attimo. Forza, forza. Naso! Naso! Sì. Naso! E purtroppo la stiamo aspettando. Ciao amore. Allora, ciao. È arrivata? È arrivata? Cosa? La macchina nuova? No, dov'è? Stavo dov'è? Appunto... No, dicevo appunto al signore che purtroppo non c'è arrivata la macchina. Non come c'è... non è arrivata? Non c'è ancora arrivata. La stavo... No, mi avevi detto che arrivava oggi. No. No, lo so amore, ma figurati, io l'aspettavo perché lei voleva provarla la macchina. Ma se no doveva farmela provare. Esatto, appunto, ma l'avrei fatta provare anche al signore che era venuto apposta per comprarla. Anch'io sono venuta apposta per provarla. Sì, no, ho capito. Beh, no, per provarla, ma lui per acquistarla, per cui comunque l'avrei fatta provare ad entrambi. E niente, stavo dicendo, quindi mi lasci pure il numero di telefono che la chiamo quando arriva la macchina. Pronto? Chiaro? Tante cose, eh? La chiamo quando arriva. Salve. Fa piacere quando capiscono. Ma chi? Lui, stranissimo, sì. Guarda, infatti non ho capito perché è venuto a guardarsi la macchina. Quando... Che vogliamo fare? Vogliamo andare a mangiare qualcosa? A me sembra strano, perché... Cosa? Salve! Non mi ho visti! No, no, vabbè. Senti, sì. No, dicevo, dopo aver mangiato qualcosa, tu che cosa pensi di fare? Vuoi ritorniamo qua? No. Magari. Ritorniamo qua, magari no. Vediamo se... Vabbè, allora andiamo a mangiare qualcosa e vediamo. Magari lasciamo tutto così nel caso in cui dovessimo tornare. Sei impazzito, perché stai urlando? Guardando. No, non ti senti? Mi spiace, non mi ero accorto. Andiamo, andiamo. Ma non stai bene tu, Emilio, però, eh? Ragazzi, sto cercando uomini veri che possano bere il mio cocktail inferno. Dai qua, ripeto, dai. Solo uomini veri. Sì, ho capito, uomini veri, dai qua, dai. Avverto, è una potenza inaudita. Anch'io lo voglio, no, anch'io. No, no, amore, ma no, sei così forte non... No, lo voglio anch'io, lo voglio anch'io. E poi se crolli non ne voglio sapere. Ma non crollo mai, lo sai. E allora dai, bevete l'inferno. Andiamo? Ci vediamo all'inferno. Com'è? Ancora, ne voglio un altro. Pensavo che fosse un po' più forte. Un altro. Dai. Un altro. Prendi altro. Vai. Prendi un altro. Vai. Jonathan, è squisito questo cocktail inferno, vero? Tutto in un colpo? Vai. Ilario. Guarda, ti codo anche la manina, va. Oh, fantastico questo cocktail. Jonathan, squisito, me lo dai un altro po'? Certo. Forte. Sì, inferno. Basta, grazie. Oh, senti, visioni. E poi mi dicevi di questo mercatino? Bellissimo, c'è un artista londinese che adora il ferro. Ma va? Con delle pietre preziose, ma delle cose bellissime. Sta spezzando, mi piacerebbe sicuramente. Ma ci andiamo questo weekend? Sabato mattina? Se vuoi, possiamo andare. Tardi.
Faccio pure la freccia così non può non vederla. Ti amo, scritto più grosso. Giorgia, amore, vieni a fare colazione. Porca miseria, sono in ritardo anche oggi, stamattina, mannaggia, mannaggia, arrivo tardi, ciao, ci vediamo stasera. No, Giorgia, tu non puoi non fare colazione, fa male, almeno guardala. Amore, non ho proprio tempo, veramente, guarda, prendo due biscotti al volo, ma mangi tutti questi biscotti. Amore, ti fanno male, veramente, ciao, ci vediamo stasera. E quindi ricordatevi che nel tango il corpo della donna va perfettamente a incunearsi sul corpo dell'uomo. Benissimo, così alza un pochino di più questa presa, Emilio, e fai come per specchiarti nella mano della donna. Lei invece si avvicina un pochino di più, lo abbraccia, ecco, perché questo ballo è molto sensuale e deve essere così sexy per venire bene. Dai, proviamo. Ti sembra così sensuale? Sì, ma niente di speciale. Esatto. No? Vabbè. No, proviamo. Sì. Giorgia, io un pizzico di sensualità comincio a sentirlo. Anche tu? Che si fa? Che facciamo, andiamo? Prima che finisca la lezione? Vai. Sì, come nel tango. Ma stavo uscendo dal portone, a un certo punto vedo arrivare la nostra vicina con una scollatura. Giorgia, mi giro, ho detto, oddio, questa si è rifatta le tette. Cioè c'era una, cioè, tu te la ricordi la signora com'era? E una, hai capito? Si era... Che c'era? Emilio? Che cosa? Tu sei stato a guardare la vicina, anzi, le tette della vicina. No, ti stavo dicendo, è uscita dal portone. Io, siccome abituato a vederla, perché quella non c'ha mai... È venuta con due cose, che maniera ho fatto pensare. Emilio? Tra me e me. Ho capito, tu vuoi che io mi rifaccia le tette? No. Sì. No, da che cosa l'hai... Perché dici questo? Ma tu vuoi che io abbia le tette più grandi? No, ma perché mai? Dove? Che c'entra? Cioè, ho visto la signora, la vicina, che ci aveva queste cose. Aspetta un attimo allora. Aspetta. No, Giorgia, madonna. Scusa, se una si presenta con una scollatura, due cose così, un uomo non può fare a meno di guardarla, perché lei lo ha fatto apposta a tenere tutta questa cosa. Ti piacerei con una quinta? No, assolutamente. Ti piacerei così orrendamente sfigurata? No, lo stavo per dire, oddio come ti sei sfigurata. Questo lo stavo per dire, te lo giuro. E poi secondo te un uomo cosa deve provare a toccarle? Non lo so, non lo so. Tu vuoi provarlo? No. Sì, tu vuoi provarlo? Allora prova, no, toccale. No, Giorgia, solo il pensiero mi fa venire i brividi. Toccale? Giuro, no, guarda. Lo vuoi toccare? Toccale? No, dai, toccale. Proprio perché... Tu volevi toccarli in fondo! Ma Giorgia, tu hai detto prova! Io per solo... Tu le volevi toccare già dall'inizio! È un pretesto che l'abbia chiesto Giorgia, io! Giorgia, tu hai detto prova! Io perciò ho toccato, anzi... No, per l'hai dire... rifatto, no, Emilio! Ma per capire cosa... E adesso ho capito che mi fa... E ti piace, no. Lo so, ti piace, no, sì! No, Giorgia, non lo vorrei più fare! Amore, dai... Io non ti piaccio, Emilio, questa amore, è la verità. Amore, vieni. Vedi no. Cosa sono. Ci costringono a stare lontano. Sì. Così. Amore, no. io tu mi piaci enormemente. Io non vorrei cambiare nulla di te. Tu mi piaci così come sei. Sei perfetta. Sei perfetta. Giuro. Su chi? Su tua madre. Ma tanto non lo legge. Amore, ma vieni a fare colazione? No, c'ho la miseria, sono in ritardo anche stamattina. Scusa amore, devo scappare, ciao. Ciao.
Tu queste cose carine non le fai mai per me. Io ci voglio poco. Però ti amo lo stesso. Ciao amore, non fare tardi stasera. Ciao! Tragedia sul lago. Annega un pescatore. Temporale improvviso. Fulmine colpisce pescatore. Elettrizzato. Pescatore strangolato dal filo della sua canna. Vabbè, andiamo a casa? Ma se proprio vuoi. Difetto di fabbricazione. Affonda barca. Il corpo del pescatore viene divorato dai pesci. Andiamo a casa, andiamo a casa. Eh sì. Se proprio vuoi andare a casa tu, via, andiamo. Facciamo un gioco. Dai, facciamo un gioco. Quale? Giochiamo a cosa sto pensando. Dai, inizio io, posso? Sì, ok. Allora, tu stai pensando. No, non vado a distrarre. Ok, hai voglia di fare l'amore con me? No, sbagliato. Tocca a me, Dai, che lo vuoi? No. Giuro, non voglio fare l'amore. Ma sì, dai. No, Giorgia, se uno gioca, dai. Non mettiamo in mezzo altre cose. Era una tecnica per non chiedere. Ma no, amore, no. Io, tu lo sai come sono, che proprio se faccio una cosa, faccio quella. Se poi basta. Devo fare altro, tocca a me. Vabbè, adesso sì. 1-0. Sì. Ok. Allora, però, adesso, sì. In questo istante, sì. Io, sì. Cosa posso pensare, cosa sto pensando? Abbi pazienza, lo conosco il gioco. Allora, tu stai pensando a al pinguino che abbiamo adottato, eh? No. Stavo pensando che volevo far l'amore con te, ma evidentemente non ne hai voglia. Buonanotte. Vabbè. Comunque tu non sai giocare, eh? Con tutti i giochi che si possono fare? Vabbè, se non vuoi fare indovina cosa sto pensando, vuoi fare il gioco dei mimi? Però dillo. Vuoi fare nomi, cose, città? Dillo. Non è che stiamo a... Qualcos'altro? Nascondino. Ma che c'è? No, niente. Come niente? Ti conosco troppo bene. C'è qualcosa che non va? No, davvero nulla. Ho detto qualche cosa che ti ha fatto arrabbiare? Ma no. È che è tutto così veloce. Cosa? Ma la nostra vita. Oggi ci sei, domani chissà. Sì, adesso Giorgia, abbiamo tutta la vita davanti. Ma non stavo pensando a noi. A mia madre? Ah, beh, allora sì. Allora sì cosa? No, per dire, allora... Che stamattina mi ha chiamato mamma. Uh-huh. E mi ha detto che sta bene. Ah, sta bene. Meno male. Solo che per la prima volta mi ha parlato della morte. Tua madre? Sì. Bel argomento allegro. E mi ha parlato del dopo. Non sapeva se preferire la sepoltura normale, la cremazione. Addirittura mi ha fatto dei discorsi sull'imbalsamazione. Addirittura. Beh, io direi tutte e tre. Emilio. No, per essere sicuri dico che... Che cosa stai dicendo? La mamma è imbalsamata? Ma Emilio? E dove la mettiamo? Ah. Beh, potremmo metterla al posto della pianta vicino al pianoforte.
Nell'ingresso? Sei un mostro. No, le mettiamo un bel vestitino che... Smettila! Si intona le pareti, capito? Finiscila! Con la base in piedi. Emilio! Emilio! Chiedi scusa alla mamma! No. Chiedi scusa! No! Chiedi scusa! Giorgia, Giorgia, sta scritto, si prega, sì, di non toccare, non toccare. Dai, una volta, sola. Ma non toccare, non suonare, non suonare. Ma scusa, ma uno che deve comprare uno strumento lo deve provare. Ma noi non dobbiamo comprare il contrabbasso. Ancora. Che palle. È anche messo precario, scusa, se cade. Bello questo, guarda. Giorgia, non prendere, dai, ti prego. Guarda. Sì, si mette così, ma lascia per... E, sì, poi? E poi ci vuole l'archetto. Lascia stare, se ti interessa il violino, chiamiamo un commesso, no, ce lo guarda, mostra. No, voglio solo guardare un attimo in giro. E beh, guarda, allora non toccare, lo dice la parola stessa, io guardo e non tocco. Dai, mi stai veramente facendo rimporre la visita al negozio di strumenti musicali, che è un mio momento. Giorgia, ti prego, no, no, lascia l'archetto, lascia, no, Giorgia, si può, dai, lascia, ti prego, aiuto. Giorgia. Aiuto. Sì, si è rotto? Si è rotto? No. Non si è rotto? No, tesoro. Perché se si è rotto, le persone per bene chiamano un commesso e domandano cosa costa e poi si paga. Se si paga. Si è rotto? No. No. Beh, allora, mettilo a posto. No. L'hai messo a posto? Quasi. Si è rotto? Giorgia? Giorgia. Non ce n'è uno simile. Entro l'anno, Ma l'hai distrutto, l'hai distrutto! Non se ne accorgi. Vabbè, ho capito. Chiamiamo un commesso, sì, e domandiamo cosa costa, perché le persone civili lo pagano. Scusi? Gentilmente. Avete bisogno di me? Sì, un'informazione. Volevo sapere cosa costa questo violino, questo qua dietro Giorgia, dietro... Ah, il signore sì che se ne intende. Sì. Quello è uno Stradivari del 1700. Sì, è uno Stradivari, ma Stradivari, Stradivari, oppure uno Stradivari. No, no, Stradivari, Stradivari. Proprio Stradivari, no, perché lei non ci credeva che fosse uno Stradivari, Stradivari. Pensi che è stato battuto all'ultima asta di Sotheby's per 950.000 euro. È stato battuto. Vedi che era già maccato. Sì, grazie, grazie, è stato gentilissimo, grazie. Arrivederci, salve. Grazie, tante grazie. È unico e autentico. Unico e autentico. Grazie. Grazie. Se abbiamo bisogno la chiamiamo noi. Sì. Grazie. Se ridi? Se ridi, sì, vai verso destra. Sì. Le persone civili le facciamo un'altra volta. Tante cose a tutti. Salve. Buonasera. Arrivederci. Ciao. Sì. Ma mi hanno detto che è più grande di lei, vero? Chi? Il fidanzato di Giorgia? Sì, ma mi hanno detto di parecchio, di tanti anni. L'avevo sentito anch'io. Ma tu l'hai conosciuto? No, però mi hanno detto che ha una concessionaria di auto. Mica è la sua, ci lavora. Scusa, scusa, ma tu sai chi è il fidanzato di Giorgia? Sì. È un tipo normale, vero? È normale. Ma com'è che si è messa con un tipo così banale? Non saprei. Sai, lei è così piena di vita, così artistica. A me hanno detto che lui è banale, è semplice. Guarda, secondo me non dura. Mi sa che non dura per niente, vero? No. Ciao, ciao. Non venite a ballare? No. No? No. Ah, avete già conosciuto il mio fidanzato Emilio? Ah, lui? Ah, lui? Sì. È lui? Andiamo a ballare? Che dici? Sì. Andiamo, Che simpatiche le mie amiche. Molto. Vero? Senti, loro non sono fidanzate. No, ma come fate a capire? Intuito. Ah, viene a ballare? Sì. Vai. Vai. Willa, willa, willa. Ma scommetto che adesso il mostro fa paura al bambino. Senti, perché... stai zitto, mi fa vedere il film, mi fa un piacere. Ma come ti voglio bene, veramente, proprio. Ecco qui, la cena è servita. Hamburger e patatine fritte. Oh! Giorgia, non ti capisco, scusa, tante battaglie per i cibi sani, per l'educazione alimentare del bambino e poi? Capì, una volta ogni tanto si può fare. Sì, un altro ketchup. Un altro ketchup, sì, aspetta, vado a prenderlo. No, scusa, dove vai? C'è tanto ketchup nell'hamburger, scusa, vabbè, perché prendi l'altro? Non lo mangia mica tutte le sere, ho dai. Ho capito, ma non diamo una buona educazione così.
Addirittura? Scusa, il bambino deve sapere che questo non è il modo giusto per mangiare? Giusto? Allora, comincio a dare esempio. Non mangiare il tuo panino con la burger. Stai zitto. Io sono grande e mangio quel che voglio, capito? Stai zitto. No. Per essere coerente, allora non si mangia il panino con la burger. Anzi, questo ce lo smezziamo io e te, eh? Sì. Niente patatine fritte, farò male al fegato, non va bene. No. Non vorrei mica adesso bere le bevande gassate, fanno le bolle nella pancia, non va bene. Vedi, Federico, bene. Ah, se hai fame, c'è il brodino vegetale di mia mamma in frigo. Comunque, aprite gli occhi voi due, che a chiuderli non ci vuole niente. Ma che c'hai? Ingrato. Perché? Che cosa ho fatto? Non ti metti mai il pigiama che ti ho regalato? Quel pigiama? Quel pigiama. Ma tu lo sai che io quando vengo a letto metto un boxer, una maglietta. Ecco, appunto, con l'età che c'hai ti ritrovi con lo stinnicchio. Con che mi ritrovo? Con lo stinnicchio, un coccolone. Ma prima o poi lo metto. Quando? Domani. Ora. Ma guardati come sei bello. Ti sta proprio benissimo. Penso che è anche di un grande stilista. Cieco? Ma eccola. Lasciamo perdere. Sai che era l'ultimo? Pensa che culo sei proprio trovata. Vabbè, sei contenta? Sì. Bello. Possiamo dormire? Bello, amore. Buonanotte. Buonanotte. Emilio? Cosa stavi facendo? Mi stavo facendo un po' di aria con la coperta, con tutto questo pigiama. Emilio? Tira giù le coperte. Emilio, tira giù le coperte. Dici, sono distrutto. Ah, oddio. Mi fanno male i piedi. Ah. Dai, naso, balliamo ancora un po'. No, amore, non ci penso proprio. Sono 40 minuti che balliamo. Che cosa vuoi vedermi? Distrutto, ucciso. Su, balliamo ancora un po'. No, che cosa fai? Piedino. Non attacca, eh. Vado a prendere qualcosa da bere. Vuoi qualcosa da bere? No. Aspetto qui. Ok. Ma cosa fa qui? Una bella ragazza tutta sola, eh? Che vuoi? Cosa vuoi? Dai, facciamo due salti. No, sto aspettando il mio fidanzato. Bello, chi sei tu? Oh, ma chi sei tu? Volevo invitarmi a ballare, questo. Con la mia fidanzata ci ballo soltanto io, hai capito? Ma cosa vuoi ballare tu così, eh? Prova a ballare con questo. Aia! Nazzo! Grazie, amore, sei mio amore, grazie. Sì, quando prendono così piede non li sopporto. Signorina. Sì? Mm-hmm. Permette questo ballo? Certo.